Ciao a tutti, uè uè. Oggi facciamo la pizzella fritta, sia quella classica, la street food napoletana, che quella, la pizzella montanara, diciamo, nel senso quella che sembra un po' un panzerotto e quella che sembra, c'ha veramente una forma di una pizzella. Adesso, oggi, abbiamo per la prima volta in collegamento Andrea. Andrea, mi senti? Vabbè, lui mi correggerà e mi aiuterà a fare un Ciao, po' sì, di... ti sento. Sì, però io ti sento bassissimo. Vabbè, io accendo il mio tablet e leggo i commenti quando me li segnalerai tu. Adesso, quindi, iniziamo subito. Abbiamo detto che faremo la pizza fritta, sia nella versione classica, quella da street food napoletana, che... E quella a pizzella montanara fritta rotonda. Ok, allora per fare l'impasto ci serviranno a una cosa. Vi farò oggi, vi farò vedere sia la preparazione dell'impasto che in un'unica diretta anche la frittura e la stesura. Per fare l'impasto ci serviranno 500 g di farina manitoba oppure zero, 320 g di acqua, il lievito. Se lo avete fresco ne serviranno 7 grammi, invece se lo avete secco ne serviranno 2, insieme a 2 cucchiaini di zucchero per attivarlo, perché c'è bisogno di questa cosa. Poi sale 10-13 grammi, noi preferiamo 13 grammi perché viene un po' più saporito, queste cose insipide a noi non ci piacciono, vero Andrea? Allora... Quindi noi nella ciotola inseriamo prima, È vero. è vero, ecco il ritardo, nella ciotola inseriamo prima la prima parte di acqua, qui, la prima parte di farina, cioè 250 grammi, e per intero, no scusami, e poi il sale, ecco, il sale, devo prendere un cucchiaino, io mi dimentico sempre qualcosa, cucchiaino e un cucchiaio. I 13 grammi di sale non ho pesato, Andrea. Andrea, sapete come faccio? Io li peso con una tazzina di caffè. Va bene, Andrea? No, che cucchiaino? Che ti pare? Ronziamo. Allora, quindi i 13 grammi di sale. Li peso 4, 12, diciamo 2 cucchiaini abbondanti, li mettiamo qui Intanto dentro. salutiamo Alfredo Spittigli, Adelgisa Catania, Rosy Zagordo che dice di essere nostalgica. Nostalgia. Ciao Alfredo, ciao Adalgisa, mi state seguendo oggi. Quindi ho inserito il sale nella farina per non farlo entrare in contatto con il lievito, ricordatevelo sempre. E inseriamo tutta quanta l'acqua. Ecco, inserisco tutta quanta l'acqua e comincio a girare fino a quando non formiamo una sorta di pastella. Vero Andrea? Vediamo qualche commento. Ciao Franco, ciao Gianmarco Amendola, non so chi tu sia, ma io non Sì, sono... nel frattempo ti saluta Mirella Presta, Francesca Cozzi Oh, Mirellina, vedete, io sto girando qua. Torto. E ci sono anche tutti i tuoi cugini collegati. Tutta la parentela, c'è Franco, c'è Alfredo. Non ho fatto il trapianto dei capelli, c'ho la zazzara, ma perché? Ecco, mi si Sì, vede? esatto, scriveteci da dove ci guardate. Scrivete da dove ci guardate. Io sto aggiungendo un po' di farina, adesso dobbiamo aggiungere 2 grammi di lievito secco. Io non utilizzo questo bicchierino perché ho usato il sale e il lievito, come vi ho detto mille volte, non deve mai entrare in contatto con il sale. Quindi apriamo la bustina e mettiamo 2 grammi di
Lievito. Ecco qua. 2 grammi di lievito qui. Fra poco li andremo a inserire in questa pastella. Ok. Aldo, buon anno. È con me che però sono in collegamento telefonico. Non ho capito che hai detto, vabbè. Noi continuiamo ad aggiungere la farina e aggiungiamo anche il lievito. Io ho usato il lievito secco, quindi 2 grammi di lievito secco, ma se avete quello fresco dovete usarne 7 grammi. Se usate il lievito secco ricordate di aggiungere 2 cucchiaini di zucchero, quindi 1 e 2 di zucchero. Ok, quindi adesso il sale, il zucchero, lo zucchero non ci serviranno più. Aggiungo piano piano la farina, vedete, questo mestolo continua a girare. Vabbè, io adesso leggo una piccola polemica di Lina che dice perché la Manitoba e non la farina originale locale, ma guarda che tipo il Molino Bruno fa anche la farina Manitoba, non è una farina italiana o una Allora, farina Daniele, ti americana. salutano dal Brasile, da Terranova da Sitari. Che bellezza! Da Basile della Nuova Sibari, stavo dicendo. La farina Manitoba esiste anche qua in Italia, nel senso è fatta anche locale dal Molino Bruno, quindi non c'è niente di male. Io continuo a girare qui con questo mestolo, cerco di far prendere tutta la farina residua e fra poco andremo a buttare l'impasto sulla spianatoia. Faremo le pieghe e poi lo lasceremo riposare. Adesso vi faccio vedere, adesso finisco a chiudere. Sì, Francesca è l'assistente. Stavamo preparando la pizza fritta. Pizza fritta, adesso penso che vada bene. Ok, vado con le mani, devo togliere il braccialetto, scusate. Allora, stiamo preparando la pizza fritta. Prepariamo una pizza fritta. Ok, adesso butto l'impasto sulla spianatoia e cominciamo a lavorarlo. Vedete bene? Si vede bene? Che bordello. Metto un po' in ordine. Ecco, vedete? Lo comincio a lavorare facendo delle pieghe su se stesso. Si vede benissimo, non ti preoccupare. Però mi si vede Nel quel. frattempo rispondiamo alle domande per quale motivo infatti con la Manitoba, appunto perché è più forte e Perché? regge meglio la lievitazione. Sì, avvicinati il microfono alla bocca perché non ti sentiamo bene. Scusami, Andrea. Quindi la Manitoba migliora la levitazione, permette una lievitazione migliore. Graziella, gli ingredienti sono 500 g di farina Manitoba, 320 g di acqua. Ok, ingredienti, farina Manitoba 500 grammi, acqua 320 grammi, lievito di birro secco 2 grammi, altrimenti potete utilizzare quello fresco 7 grammi. Andrea, mi sembri quello. Che vende quello che vende la frutta la mattina a Rupaese mio. Grazie Francesca, io sto continuando a impastare. Fra poco, quando l'impasto diventerà bello omogeneo, bello liscio, io sto facendo delle pieghe su se stesso. Daniele, Quando ma ti arriva troppo in ritardo il segnale, non so per quale motivo. l'impasto vabbè, è satellite. Se ce l'avete, usate una spianatoia di quelle metalliche perché sul legno tende ad appiccicarsi tutto sulla base. Ok, io sto continuando a impastare, ci siamo quasi. Andrebbe impastato per 15-20 minuti, bello energicamente, però adesso visto che senso, non vi posso stare qua ad ammorbare tutto questo tempo con questo impasto. Quindi facciamo un po' una cosa un po' più sbrigativa. Ok? Ciao da Paola. Se non avete la Manitoba usate una farina normale, però vabbè, ci vorrà un po' di tempo in più per Roberto ci chiede, se non abbiamo la Manitoba cosa possiamo fare? Puoi usare la farina normale, magari non avrà la stessa rete di lievitazione, Sì, però esatto. diciamo verrà anche buona. Devi farla lievitare un po' di più perché adesso questa qui la faremo
Levitare 6 ore in una coperta con un canovaccio, ecco. Va bene così, io mi posso fermare. Vedete? Ho fatto un impasto più o meno liscio. Adesso questo qui lo andrò a sposto un po' più di qua. Lo andrò a mettere in un contenitore, in un recipiente. Coperto da una pellicola. Ok, ecco. Coperto, sigillato da una pellicola che io ogni volta dimentico di prendere. Ok. E questa è la prima parte, perché per 3 ore questo va messo in, mettetelo in forno, perché serve che stia in un ambiente sigillato e lontano da sbalzi di temperatura. Quindi adesso lo metto nel forno per 3 ore, poi dopo 3 ore formate i panetti. I panetti che io ho già fatto e sono qui. Un attimo che mi è caduto mezzo mondo qua. Ok. I panetti, un attimo che mi sciacquo le mani, ve li faccio vedere. Bene, nel frattempo ci salutano da Francoforte, ci salutano da Cosenza ovviamente, ci stanno guardando un po' da ovunque, grazie. Allora, ci vediamo l'1 maggio. Ah sì, Marco, ci vediamo l'1 maggio perché c'è una cosa importante. Adesso, Andrea, tu dici che io accendo subito l'olio oppure aspetto perché devo stendere Sì, e Marco i panini. dice, ci vediamo il 1º maggio. Allora, il 1º maggio, ricordiamo l'appuntamento che avremo qui. C'è una bellissima. Usate pochissimo perché un pochissima farina qui. Allora, il 1º maggio c'è una bellissima cosa che stiamo organizzando. Seguiteci nelle storie e ne saprete di più. Adesso, che dici, Andrea? Ci sei? Sei vivo? Pronto? Pronto? Adesso prepariamo. Che dite, prepariamo direttamente quella a panzerotto oppure quella rotonda? Vabbè, facciamo quella a panzerotto. Per quella a panzerotto, diciamo, servirà un po' di salsiccia secca, stagionata, poi dei pezzettini di provola strisciette, dei pomodori pelati. E della ricotta, possibilmente di bufala. Io non ce l'ho la ricotta di bufala, però vabbè. Allora, cominciamo a tagliuzzare i pomodori. Pomodori pelati. Ci ho messo del sale, dell'olio. Andrea, ci sei? Pomodori pelati. Poi a vostro piacimento potete mettere quello che volete. Ok. E poi prendiamo la mozzarella. Mi serve un'altra forchetta per la mozzarella. No, prendiamo un cucchiaio. No, prendiamo una forchetta qua. Andrea, ci sei? Ti è caduta la connessione? Ti è caduta la chiamata? Non lo sento più. Un attimo che richiamo Andrea. Schiacciamo la ricotta. Ci sono. Che ci ha patuto? Questa è la ricotta.
È successo qualcosa, scusate. Daniele, ti è girato il telefono. Non so perché mi è volato il telefono, scusate. Avevo un problema. Che figura! Mi è volato il telefono, perché? Ma Andrea, tu dici che adesso accendo l'olio, vero? Io ho molta paura dell'olio. Sì, accendi l'olio, altrimenti poi è freddo. Io l'ho fatto lievitare troppo sti panetti. Usate meno farina. Accendi la fiamma alta, così si riscalda bene. Ok, però mi sai, io l'ho fatta lievitare troppo la pasta. Purtroppo è lievitata troppo la mia pasta. Speriamo venga bene, speriamo di non fare una brutta figura, se no io qua mi licenzio. Cercate di fare un dischetto più o meno preciso, più o meno, molto più o meno, e mettete al centro un po' di... A me non mi sembra lievitata troppo, mi sembra lievitata bene. Tu dici, speriamo bene, guarda, io c'ho ansia, soprattutto mo che devo friggere. Da solo. Ci metto due striscette di provola, la salsiccia. Adesso aspettiamo prima di mettere il... Aspetto prima di mettere il pomodoro. Nel frattempo magari... Veramente non sei solo che ci sono più di 200 persone connesse, non ti preoccupare. Va Tanto per bene. farti venire un po' di ansia, dai. Grazie. Io nel frattempo non ho messo il pomodoro perché altrimenti si sponza e preparo le pizzelline piccole piccole fritte da friggere. Le pizzelline montanare che qui verranno condite con del... Ho dimenticato il formaggio, aspetta che lo vado a prendere. Verranno condite con... Dov'è il sugo? Non so dove ho messo il sugo. Ah, ecco. Questo è per le montanare, ci va messo il sugo e ci va messo poi il basilico e il formaggio. Un attimo che lo vado a prendere. Oh, sto facendo una mulica oggi. Dov'è? Ecco. Non si apre. Sapete che faccio? No, ora sposto tutto quanto. Ecco, questo è il formaggio. Sì, Ora Daniele, oggi ti vedo un po' confuso. sono parecchio, c'ho ansia perché devo friggere. Non sono abituato a friggere. Sai che faccio? Mi sposto tutto quanto, tutto, sul ripiano qui. Ma stavo facendo un guaio, mi stava cadendo tutto. Sposto la telecamera, chiamiamola telecamera. Ecco. Ecco qua. Ah, che bella inquadratura. Perché fra poco iniziamo a friggere. Che paura. Che paura. Dopo, per controllare se l'olio è buono, metto qui così mi vede. Per controllare se l'olio è buono, dovete... Tu mi senti, Andrea? Dovete controllare con uno stecchino e vedere se frizza. Vuol dire che è pronto l'olio, altrimenti no. E infatti ancora non è pronto. Allora, noi abbiamo Daniele, preparato. ricordati di inumidire i bordi della pasta per chiuderlo. Bravo, grazie. Con cosa lo illuminisco? Grazie che me l'hai ricordato. Prendo un po' di acqua perché per chiudere dopo l'impasto, per sigillarlo bene, dobbiamo inumidirlo un po'. Io nel frattempo mi preparo Daniele, ci chiedono quanti panetti ci vengono con mezzo chilo di farina. assai. Allora, con mezzo chilo di farina, guardate qua, vedete? Allora, se volete fare soltanto le pizze fritte, diciamo quelle a panzerotti,
Ce ne verranno più o meno quattro, ma quattro belle grandi, belle abbondanti. Invece, le pizzelline piccole, i panetti, per le pizzelline piccole, i panetti sono di... Ho usato troppa farina. Sono di 50 grammi, quindi ce ne verranno molte, molte di più. Mi raccomando, non fate come me, non usate tutta quanta sta farina, perché altrimenti vengono scuri. Quindi io mi stendo le pizzelline fritte nel frattempo, quelle piccole. Ok? Perché poi quando le metteremo a friggere dobbiamo prima schiacciarle dentro, sotto, e, per fare la forma, e poi dopo le dobbiamo un attimo scolare e metterci il formaggio insieme al pomodoro e al basilico. Ok. È troppo lievitata, guarda. Ho messo troppo lievito, mi sa. Daniele, c'è tua mamma che dice di che hai il rubinetto in direzione della pizza fritta, quindi di girarlo, ti sta rimproverando. Non mi cazziare. Quindi ci metto un po' di... Io mi sto preparando le cose nel frattempo, faccio bene? Un po' di provola, un po' di ricotta. L'olio dice che è caldo, lo dobbiamo provare con il bastoncino. No, ancora non è caldo. Per Ah! l'impasto abbiamo usato Sì, l'olio è mezzo chilo di caldo. farina, 320 grammi di acqua, 2 grammi di lievito di birra secco e 10 grammi di sale. No, ho questo. Bagni un po' i bordi. Ci devo mettere il pomodoro. Poco poco di pomodoro perché altrimenti si sponza. E poi facciamo una brutta figura, che non è che mo stiamo andando benissimo, eh. Ok, sigilliamo. Ho sbagliato, c'è ancora tanta farina qua, mi è caduta sulla farina. Sigilliamo benissimo i bordi, ma proprio benissimo, benissimo, benissimo. Se per sicurezza prendiamo pure una forchetta. Forchetta, forchetta. Io sto andando in ansia perché stiamo facendo con il fritto proprio. Io e il fritto non andiamo d'accordo. Vabbè che butti qualcosa nel fritto ed è tutto quanto buono, però c'ho un po' di paura. Adesso la calo. Eccola! Prendiamo una spumarola, un cucchiaio. Non andare in ansia, non ti preoccupare, che tanto ti stanno facendo tutti i complimenti. Grazie! Si vede come sta crescendo bella? Vedete, la buttate qua nell'olio, la prendete un attimo dalle ricce. Dovete fare giusto una girata e una Sì, è vuotate. bellissima. Ti dicono di non allargare troppo il panzerotto, perché non si rompe. No, non è abbastanza elastico, quindi non vi preoccupate. Io l'ho fatti molto piccoli apposta, perché poi li tiro dalle orecchie e diventano molto più grandi. Adesso tappo i bordi di questa, vedete, cioè poi alla fine in teoria potrebbe venire molto più grande. Io adesso questo qui mi sa che mi ho fatto un guaio. Il consiglio di Modestina è quello di sostituire l'acqua con il latte perché secondo lei si chiudono meglio. Ah, con il latte quindi si chiudono meglio? Buona a sapersi. La prossima volta proverò a chiuderli con il latte, grazie. Guardate com'è bella grande. Si vede? Si vede bene? Ci siamo quasi. Ma scoppia, sta gonfiando troppo, ho paura.
Sì, si vede benissimo, non ti preoccupare. Però l'olio secondo me non era abbastanza caldo, perché altrimenti le altre volte sono cotte in 2 minuti. Mi state scrivendo? Ciao Gianlu. Esatto, Alfred, si devono tirare delle Eh orecchie. beh, sì, secondo me forse dovevi farlo riscaldare un altro po'. Ma l'avevi messo a fiamma alta, Daniele. Eh sì, a fiamma altissima, forse la pentola è troppo grande, la padella è troppo grande per la quantità di olio e la padella. Però sta andando, dai. Le prossime secondo me si cuoceranno prima. Dici che ce la butto un'altra a fianco? Beh, il prossimo ti verrà meglio, non ti preoccupare, l'olio sarà caldo. Diciamo, sta No, facendo. togli prima questo. Ok, tolgo prima questo e poi nel frattempo io ci butto l'olio qua. Di solito si cuoce in 2 minuti proprio, 2 minuti, il tempo di metterlo uno e l'altro si. Ecco, qua è quasi cotto. Ci siamo quasi. Guardate come si sta bello colorando bene. Si vede, Andrè? Sì, è vero, il fuoco deve essere più forte, c'è ragione. Però. Adesso quando togli questo, Daniele, fai scaldare un altro po' l'olio perché forse non è abbastanza caldo e poi metti l'altro. Va bene, poi metto l'altro. Katia, ci vuole una casseruola, è vero, ci vuole una casseruola. Devo dare più fiamma, hai ragione, c'è la pentola troppo grande. Ho sbagliato, scusate, non sta friggendo, sta bollendo praticamente. Vabbè, però se è cotto qua, posso toglierlo, Andrea? Non sta friggendo però, infatti, no? Troppo basso. Io lo caccio. Questa è la prima pizzella fritta. La vedete? Secondo me questo è cotto, ma il primo magari non sarà buonissimo, vedremo, sicuramente gli altri verranno meglio. Ma fai riscaldare l'olio quando lo togli. Metto una pizzella piccola fritta, piccola. Aspettiamo che Non mettere niente, che l'olio non è abbastanza caldo, Daniele. ma guarda che qua frigge, non lo so, ho sbagliato la pentola. Però qua il primo è già bello cotto, guardate com'è bello dorato. La prima pizzella fritta, la prima pizza fritta. Andrea, dimmi tu quando posso buttare. Andrea, posso buttare? Ripetiamo la ricetta. Allora, la ricetta: 500 g di farina tipo 0 o Manitoba, 320 g di acqua, 7 g di lievito fresco oppure 2 g di lievito secco, 10-13 g di sale in base a quanto lo volete bello saporito, e poi farcite con salsiccia a pezzettini, provola, metto qua, provola tagliata a filetti. E sarà, come si chiama? È Adesso puoi ricotta. buttare, proviamo. Prova quella pizza fritta Adesso provo, no, devo provare questa perché altrimenti, vedete, la prendete alle orecchie. Adesso è buono. Adesso è fantastico. Guardate come frigge. Guardate che bellezza, mo. Mo sì che l'olio è buono. Guarda che meraviglia come sta crescendo. Ciao Annalisa, c'è Annalisa che è della provincia di Avellino, quindi è campana. Come sta avvenendo? È la mia amica di penna, lo sai, l'ho conosciuta su Cioè. Annalisa, dimmi qualcosa, come sta avvenendo? Annalisa, sto aspettando la tua risposta. Senza che fai finta.
Guarda qua. Grazie Katia. Ciao Bellissimo questo è bellissimo da te. Ripeti come l'hai riempito? l'ho riempito con salsiccia fresca a pezzettini, striscioline di provola, ricotta e un po' di pomodoro. Pelato. Okay. Questa è quasi cotta pure. Sì, Franco, non lo apro subito perché sennò mi abbritto. Però questa è quasi pronta. Dopo passiamo alle, che dici, Andrea? Dopo passiamo alle pizzelline piccole? Perché c'è stato un po' un dibattito tra di noi. Perché Andrea diceva che, ecco, guarda com'è bella questa. Aspetta che prendo un altro foglio. Che prendo un altro foglio per Sì, finire. direi proprio di passare anche alle pizzerie piccole. Quelle lì si chiamano pizzette montanare, pizzelle montanare. Guarda che meraviglia! Ma le montanare posso metterne più di una insieme, no? Aspetta che vi faccio vedere qua. Allora, le montanare. Dobbiamo stare attenti a schiacciarle. Dobbiamo schiacciarle al centro perché altrimenti il ripieno non ci va. Uno. Due. È caduta la telefonata con Andrea. Andrea, richiamami tu. Che succede? Andrea, mi senti? Un attimo. Cade la linea. Pronto? Non è pronto. Adesso funziona. Ok. Sì, si sente. Aiuto! Mi devo stendere quella grande. Metto immediatamente la ricotta, due striscette di provola, un po' di pomodoro, non esagerate perché altrimenti si sponza. La salsiccia dov'è? Dov'è la salsiccia? Ecco, la salsiccia. Ok. Acqua. L'acqua sigilla bene i bordi, mi raccomando. Queste sono pronte pure. Facciamo un'altra piccola girata. Ci sei, Andrea? Andrea non c'è più. Pronto. Ecco le pizzelle piccole. Ma adesso come le condisci invece queste che stai togliendo? Adesso queste le condisco con un po' di sugo che ho cotto prima, con un po' di aglio che a te piace tanto. Lo so che a te piace tanto. Un po' di aglio e olio. Daniele, vedi che si è sbloccato. Cosa si è bloccato? Aspetta.
Si è bloccato niente. Mamma che meraviglia, se c'è qualche vicino che mi sta guardando, potete. Ecco, si può affrere, si può fare veramente anche con la mortadella e con il provolone di piccante dentro. Mi potete un po' sbizzarrire, si potrebbe fare pure con la Nutella, vero? Andrea, mi senti? Non c'è più Andrea, vabbè, io sto con voi. Pizzella, stiamo facendo la pizza fritta. Pizza fritta e pizzelle. Mamma mia! Veramente 40 kg in quarantena. Ci metto un altro foglio di carta assorbente così. Andrea, mi senti? Boh, vabbè, Andrea non c'è più. Abbiamo quasi finito. Adesso andiamo a condire, fra poco andremo a condire le pizzelle piccole montanare, si chiamano. Pizzelle fritte. Ok. Quasi finito. Andrea, mi senti? Occhio, vuoi fare una botta? Mamma mia! Pronto! Non c'è, vabbè, voi ci siete. L'importante è che ci siete voi, mi frichi Kirua, ma ha abbandonato qui a friggere con l'ansia. È pronta anche un altro. Bene, ci sono, ma ti arriva tardi il segnale. Sacci, che sta succedendo? Qui alla failla il segnale è disturbato? La piantiamo al centro le pizzelle fritte piccole, perché altrimenti non riusciamo a metterci il ripieno poi. Che c'è? Che c'è? Che c'è collegato? Ti chiedono che differenza c'è tra pizza fritta e panzerotto, Daniele. Che io sappia, il panzerotto è fatto, l'impasto è fatto diversamente, è fatto anche con le patate, ad esempio. Poi, aiuto, mamma mia, guarda qua come bolle. Tu che ne sai, Andrea? Io non mi sono documentato tanto. La pizza fritta, questa qui, è quella tipica napoletana, da street food, diciamo. Quella che con i panari si passano da un piano all'altro, infatti. Dipende, ci sono i panzerotti pugliesi che all'interno hanno per esempio la carne macinata, un impasto fatto con carne macinata, poi ci sono i panzerotti classici. Vabbè, chiudiamo l'olio, scoliamo questi due e ora li farciamo, ora facciamo le pizzelle, le pizzelline piccoline, piccoline, insomma. Mamma mia. Ma io spero che qualche vicino stavolta. Un attimo che sto attento qui all'olio bollente, sposto l'inquadratura, un secondo. Adesso andiamo a farcire le pizzelle. Vediamo che c'è. Ciao Anna, grazie per il bravo. Ma sono una chiavica. Sì, mena, dovevo usare una padella più alta, però purtroppo chissà via. Allora, vediamo. Ci avviciniamo qua. Così prendo un taglierino piccolo.
hai niente da fare dopo questa diretta, Daniele, mica devi uscire. No, infatti. Dov'è? Io mi sto prendendo i pezzi oggi. Quindi, le pizzelline montanare le farciamo con... Vabbè, ne prendo più di una. Questo è il sugo che ho fatto prima con dell'aglio, bello aglio, bello saporito, insomma. Ecco qua. Poi mettiamo del parmigiano. Io me l'ero dimenticato, quindi non l'ho messo nella... Dania, mi sta venendo fame. Eccole qua, e poi mettiamo sopra una fogliolina di basilico. Fogliolina per modo di dire, guarda qua. Ecco qua. Una pampina. E queste sono le pizzelline montanare, si vedono? Caterina dice, leggi il commento di Caterina che io non lo riesco a leggere, che è troppo lungo. Vi piacciono? Si vedono? Queste sono le pizzelline montanare. Adesso apriamo una pizzellina normale, ma io ho paura, che è troppo bollente. Per fare i panzerotti io faccio l'impasto di farina, lievito e sale e poi le farcisco con mozzarella, pomodoro, prosciutto e piselli. Questa è una pizzella fritta. Sembra un panzerotto, ma è una pizza fritta. Adesso aspetta che mi piglio un piatto. Raga, che bordello, guarda qua che bordello che ho fatto. Lo apriamo? Ecco qua. Ma no, tutta sta roba te la devi mangiare, Daniele. Sì. Vedete? Il ripieno? C'è la ricotta, la provola, un po' di pomodoro. Bellissimi. Dentro sono cotti pure bene. Vedete, pomodoro. Daniele, nel frattempo che mangi, ricordiamo l'appuntamento del 1º maggio. Saremo in diretta Facebook a partire dalle 16:30 in poi con Raffaella Salamina, Angelo Jacopino e Carla Monteforte e faremo questo concerto in diretta Facebook con i talenti locali. Ci sarà Phil Mama, ci sarà Verdiana, ma ci sarà anche Raffaele Renda, Alfredo Bruno, insomma ce ne saranno tanti, quindi seguiteci ragazzi, numerosi, perché è una cosa bellissima per tenervi compagnia. Ok, lo ripeto io. Allora, il 1º maggio intorno alle 16:30 faremo una super diretta per la prima volta nella storia della nostra pagina con tantissimi artisti locali condotta da Raffaella Salamina, Paolo Mauro, Angelo Jacopino e Carla Monteforte. Ci saranno tantissimi artisti soltanto locali. Abbiamo contattato i migliori, onestamente, con gran piacere tutti quanti hanno accettato. Quindi faremo un grosso concerto in diretta streaming con tutti quanti il 1º maggio intorno alle 16:30, quindi vi aspettiamo. Allora, io ho finito. Andrea, che vogliamo fare? Ragazzi, se non ci seguite il 1º maggio, Daniele non cucinerà più, eh? Ecco. Secondo me vi avvisiamo. Comunque ci chiedono di ripetere un attimo la ricetta e di ripetere anche, Daniele, i ripieni. Allora,
Per l'impasto vi serviranno 500 g di farina manitoba, 320 g di acqua, 7 g di lievito fresco oppure 2 g di lievito secco. È spento in cosa. 10-13 g di sale, io ne ho usato 13 perché è più saporita. Poi, per il ripieno, dei panzerotti quelli chiusi, panzerotti delle pizzelle quelle chiuse, usate della provola tagliata a strisciettini, del pomodoro pelato tagliuzzato, poi ricotta, che l'ho finita, e dei pezzettini di salsiccia. Salsiccia secca, fresca, no, salsiccia stagionata. Ok, invece, per le pizzelline rotonde, io non ce la faccio a smettere di mangiare. Per le pizzelline rotonde usate un sugo cotto, bello saporito, con dell'aglio, un po' di olio, se volete anche dell'origano, del formaggio del parmigiano reggiano e delle foglioline di basilico. Noi abbiamo finito. Andrea, possiamo chiudere? Sì, io ti saluto Daniele, dai. Ciao! Sì, possiamo chiudere. Grazie a tutti per aver Io saluto visto. tutti anche se giustamente vi ho creato un po' di disagio con questa differita. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito e vi do appuntamento al 1º maggio. Ma a noi disagio piace. Ci vediamo il 1º maggio. Grazie. Grazie per aver visto la nostra diretta. Se vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici. Se non vi è piaciuta, condividetela lo stesso. Grazie a tutti. Adesso devo venire di qua. Grazie a tutti. Io mi finisco di mangiare ste pizzelline fritte. No. Giovanni, non ho messo pure la mozzarella, ho messo la provola. Non mette la mozzarella perché la mozzarella. Ma rispondiamo un po' di male. La mozzarella è troppo liquida, quindi rischia di rilasciarti. Ciao, zia Fla, di lasciare troppa acqua. Invece la provola è più secca, quindi sì, diventa bella filante e non fa rovinare l'impasto. Con questo ti rispondo pure, mi hanno chiesto prima. Sta parlando con qualcuno, dimenticate il telefono acceso. Si può usare anche per la pizza, però devi aggiungere un po' di olio, un cucchiaio di olio. Ha lievitato 6 ore con il panetto, 6 ore con il panetto chiuso, sigillato. In più ho formato i panetti da 200 grammi per questi e 50 grammi per le pizzelline piccole. E poi devono lievitare altre 3 ore sigillati, ben sigillati. Quindi in totale 6 ore di lievitazione, 3 ore il panetto intero sigillato e 3 ore i panetti piccoli. Panetti piccoli da. Panetti piccoli da 200 grammi per le pizzelle grandi e 50 grammi per le pizzelle piccole, ok? Le montanare. Grazie a tutti per aver visto la nostra diretta. Io chiudo, finisco di ingozzarmi. Ci vediamo alla prossima settimana, forse, o comunque sicuramente il 1º maggio. Grazie, grazie a tutti.